Bella ragazza, a tutti dal Comendone Veneziano. Allora, oggi parliamo di una collezione nuova, l'ultima, diciamo una delle ultime che ho iniziato, anzi, in tutti i sensi l'ultima, perché comunque non mi sono affacciato da molto a questo mondo, diciamo, anche se grazie anche a Lode ne sapevo già tanto. E quindi, insomma, partiamo con i fumetti, cioè la nuova collezione, che non sarà una collezione come altre, super mega a livello di quantità, però insomma, quello che mi piace me lo voglio prendere. Allora, qua partiamo velocemente. Che l'ho messo qua per fare un po' di scena con la collezione di Star Wars Tempi Oscuri. Ecco, un fumetto l'ho letto, niente di speciale comunque, pensavo meglio sinceramente. Ce ne sono altri più belli che adesso facciamo vedere. Ecco qua invece abbiamo la collezione con i fumetti anche più di valore, diciamo, per tutti quanti, i Marvel Masterworks, che sinceramente mi piacciono molto perché racchiudono le prime storie dei supereroi, cioè. Poi quelle fatte così ancora di più. Allora, facciamo vedere un attimo. Qua abbiamo intanto Stan Lee. Questo vale 70 euro, ragazzi, adesso, nell'app di Funko Pop. Comunque, allora, vediamo questi due qua. Cioè, il numero 1 di Iron Man, fatto così, diciamo, argentato. E questo che ci ho messo un casino a trovare, ragazzi, non so il perché. Il numero 2 di Spider-Man, che ha delle storie bellissime, tra cui il ritorno di Doc Ock e altra bella roba. Eccoci qua. Aspetta un attimo. È chiaro, per i grandi collezionisti di fumetti sono ridicole queste cose, però io mi sto veramente trovando bene e me li sto leggendo a bombo. Qua abbiamo l'1, 3, 4, 5 col 2 di Spider-Man. Poi abbiamo l'1 dei Fantastici 4, anche questo è, diciamo, così in argentato che mi piace troppo. Eccolo qua, ed è il numero 1. Poi nel Fantastici 4 c'ho anche il 2, il 3, il 4, il 5. Poi i primi 3 di Hulk. E dei Vendicatori ne ho 1, ciao Stan Lee, e 2. Poi c'ho il primo, il 6, 2 di Iron Man. Cioè l'1 e il 2. 1 e 2 di Thor. L'1 e il 2 di Capitano America. E dall'1 al 6, al 7 degli X-Men. Eccoci qua. Poi qua invece abbiamo i Masterworld, no, i Master, sì, cioè. Eccoli qua. I Mustave, come piace chiamare me, i Mustave, con le storie più belle. Questa, per esempio, è l'ascesa di Thanos. Vediamole tutte e tre. Eccoci qua. Che Thanos è in assoluto uno dei personaggi miei preferiti. Qua il ritorno di Thanos. Qua abbiamo okay, la richiesta di Thanos. Questa è praticamente Thanos, come si dice? Oddio, mamma mia, si mette alla ricerca delle gemme del potere dell'infinito. Eccole qua. Scusate ragazzi, ma quando registro sono più incognito del solito. E questa è l'ascesa di Thanos, quindi cioè, diciamo, è come è diventato il big boss che spacca fuori tutto con uno schiocco delle dita. Eccoci qua. E sappiamo che rispetto ai film c'è molte differenze, tra cui il guanto dell'infinito è proprio. Come si dice, molto diversa, basta pensare a Lady Morte che proprio non è minimamente citata nei film, invece è un po' importante perché praticamente è fondamentale, ecco, diciamo, nella storia del fumetto. Da voi ragazzi, non sono espertissimo nei fumetti, quindi se sparo cagate mi scuso, però ripeto, da poco che ho iniziato, mio zio per esempio è un collezionatore mostruoso, lui tipo anche collezioni da 10-20 mila euro. Anche il Bode, però ho detto sulla voglio cominciare perché non vedo perché devo vedere solo i film, perché un conto è documentarsi su internet, però volevo anche il pezzo di carta e leggermi i fumetti, e quindi ho detto cominciamo. C'è anche qualche omnibus che secondo me sono fantastici, però intanto i Masterworks secondo me sono il top per iniziare, così ti cominci proprio le prime storie alla grande, per esempio Doctor Strange, è in assoluto fifi, una di quelle che ho letto è il mio preferito in assoluto. E poi c'è questo. Aspetta un attimo. Eccolo qua. E questo, se riesco, mi voglio prendere anche
il fumetto originale con Tribunale Vivente, che sarò anche pazzo, ma è un personaggio che si vede poco, ma mi esalta in una maniera devastante. Cioè, il Tribunale Vivente me lo godo a cannone, contando che si vede anche sul Multiverso della Follia, ma un secondo purtroppo. Questo è uno dei miei preferiti in assoluto, il numero 2 di Doctor Strange. Mi piace un casinus. Ok, e mettiamolo qua. Perfetto. E che altro di X-Men? Ne ho parecchi, perché X-Men è uno di, in assoluto uno dei miei preferiti. Però dicevo, sì, qualche omnibus, per certi versi, mio zio mi ha detto che sono più belli, perché hanno le storie più belle gli omnibus rispetto al Masterverse, che c'è anche delle storie comunque un po' discutibili. Vabbè, e qua abbiamo sta parte qua. Adesso ragazzi, prima di tornare con la Marvel parliamo dei fumetti di Batman, che c'ho il lungo Halloween, eccolo qua, The Killing Joke, una delle storie più belle, più particolari, con un finale, ciao, aspetta che facciamo così, facciamo prima, eccoci qua, allora, lungo Halloween, The Killing Joke, che Batman è il mio supereroe preferito in assoluto, eh? E l'anno 1, ecco, da quello che ho letto, anno 1 e lungo Halloween sono, diciamo, hanno ispirato The Batman, la pellicola, sì, l'ultimo, diciamo, film di Batman, che è bello, dura 3 ore, secondo me, se vuoi, come si dice, cercare di eguagliare la Marvel, che sono film veloci, immediati, per i ragazzi giovani. Con questo film non puoi, diciamo, avere quel tipo di target. Io me lo sono visto, me lo sono goduto perché amo Batman, e quindi anche 3 ore, di queste 3 ore, 2 ore e 47 al buio praticamente, ma l'atmosfera, la colonna sonora, tutto comunque è molto bello. Cioè, per chi ama Batman comunque ci sta, è una cosa nuova, diversa, però non è immediato, non è un film veloce, tin tin tin, ciao. E quindi secondo me, anzi, senta, secondo me ha fatto meno successo di altri film invece che sono veloci, un po' più superficiali e ciao. Però lungo Halloween e anno 1 sono, diciamo, hanno appunto ispirato il regista per il film The Batman. Poi The Killing Joke, va bene, capolavoro, finale ciao, uno dei più bei fumetti di Batman. Poi qua, dovrei vedere, ecco, se questo poi torniamo alla Marvel, abbiamo L'Uomo Ragno, l'11 settembre 2001, questo è un fumetto bello perché comunque è particolare e ricorda, insomma, gli avvenimenti tragici dell'11 settembre. Ok, qua fumetti non ho più, ciao. Adesso deve arrivarmi uno di Superman anche, però più avanti. Qua invece abbiamo un'altra robina, abbiamo, beh, questo dobbiamo tirarlo fuori, assolutamente. Il guanto dell'infinito, questa è proprio la storia del guanto dell'infinito, però secondo me è molto più bella questa del film, per quanto il film sia stupendo, perché comunque io Thanos lo amo, però Adam Warlock praticamente, cioè, è fondamentale, che sul film non c'è, Lady Morte appunto, e Nebula, ci sono delle differenze atroci che sappiamo, tutto quanto, adesso mi sono avvicinato anch'io prima volta a prendermi in giro il bode, ma dai, cerca di scindere fumetto con film, ma dopo, una volta che li leggi è impossibile, questo vabbè non ha bisogno di presentazioni, ecco, eccoci qua. Ripeto, non sono un esperto, ho appena cominciato da qualche mese a collezionare, quindi se sparo cagate mi chiedo venia. Poi qua abbiamo Wolverine, questa è una storia nuova, mi sembra, assedio, molto bella, e la morte di Wolverine. Qua abbiamo, insomma, altri bei pezzoni, belle storie che sinceramente vanno via in 2 minuti, praticamente li hai finiti. Bene, adesso mi siedo, ti faccio vedere gli ultimi, quelli, diciamo, questo qua è vuoto, però erano tanti, ho detto li mettiamo, mi metto seduto così posso far vedere in maniera più tranquilla e dettagliata. No, qua non c'è altro. Ah sì, qua c'è il grande almanacco sportivo, ma non è un fumetto, è semplicemente un almanacco di Ritorno al Futuro, ma non è neanche quello originale, perché la Ucra non vince 19-17, qua non si vede purtroppo. Beh ragazzi, cominciamo con la parte, diciamo, di fumetti. L'ultima parte, questo l'ha preso la Guidi, mia ragazza ancora prima di conoscermi, a Luca Comics, edizione Deluxe Edition di Luca Comics, Chris Claremont e Mino Manara in X-Men Ragazzi in Fuga. Questo non so se è un pezzo anche da collezione, se vale qualcosa, non credo, però la Chiara me l'ha dato e noi ce lo collezioniamo. Bello, è comunque un'edizione di Luca, ci sta, era andata a Luca Comics ancora anni fa. Io non sono andato a Luca Comics, solo la Games Week.
Questo l'ho appena preso, non conosco la storia, quindi però mi ispirava molto. Sono andato in fumetteria, ho visto lì un po' sfogliato, ho detto voglio provare perché voglio conoscerli così i fumetti, voglio scoprirli così e vedere se ci azzecco, però sembra bello, cioè iperrealistico, che fa paura. E questo è il secondo. Poi qua passiamo invece a Star Wars. Questo è bello perché subito dopo la vendetta dei Sith e vediamo insomma un Vader alle prime armi, questo te lo godi. Te lo godi, non vedo l'ora di leggerlo, ancora leggerlo perché purtroppo c'è sempre roba da fare, non si ha mai tanto tempo, però cioè, solo questo è meraviglioso, cioè guardate, vabbè, compadre, solo questa copertina vale il prezzo del fumetto, secondo me. Ok, poi torniamo alla Marvel, Guardiani della Galassia, questo è molto, l'ho già letto, molto molto bello, ci sta troppo, e anche se io, che ripeto, come stile preferisco ovviamente i fumetti vecchi, nel senso, vedendo, mi sono già fatto un'idea leggendone un po', e comunque il modo vecchio di scrivere mi ispira di più, ma io sono un boomer vintage, quindi ci sta. Però anche questo è molto bello, i Guardiani della Galassia sono diciamo una... sono tra i miei preferiti, non, tra film e fumetti, insomma, quando comunque li vedi, come si dice, in azione, hanno quello stile che comunque ti lascia, cioè tra uno stile, diciamo, ironico, anche divertente, però ci sta. E questo, diciamo, questo inizio dei Guardiani è bellissimo. Scusate ragazzi, cosa stavo dicendo, non mi ricordo neanche più bene. Beh, insomma, questo fumetto è straiconico, poi ripeto, se non è stato fatto ancora in nessun film è perché, diciamo, c'è la celebre frase di Scarlett, non più mutanti, e quindi, cioè, ma come poi, se non ci sono i mutanti ancora nella Marvel Cinematic Universe è un po' difficile, insomma, avere questa storia, ecco. Però è veramente una roba devastante, bellissima, 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 questo lo consiglio. Il mio piccolo, ripeto, ma stavo sparando cagate, magari questa frase è stata detta nel Salvate il Senator Ryan, ma non si sa. Comunque, dai, vabbè, insomma, stupendo comunque il House of M. Questo devo ancora leggerlo, però questo l'ho preso semplicemente per la copertina, perché c'è Mary Jane, e Mary Jane è un personaggio femminile, diciamo, che non è un supereroe preferito, perché nel film, nel primo Spider-Man con Kirsten Dunst, ciao, un'attrice che ho amato alla follia, e il Bode ne sa qualcosa. E sono curioso di vederlo, insomma, di leggerlo, cioè ancora vederlo, leggerlo, ancora non sono andato nella parte. Poi abbiamo Vota Loki, anche questo non l'ho ancora letto, l'ho preso da poco. Cioè, ma c'è Loki, basta vedere la copertina per capire che deve essere qualcosa di bello. Insomma, il dio dell'inganno è candidato alla presidenza di USA, cioè alle presidenziali di USA, ciao, ecco. Solo questa faccia da schiaffi ti fa capire che in ogni caso può essere, sarà sicuramente un bel fumetto. Eccolo qua, qua abbiamo Iron Man Extremis. Questo non so se dovrebbe essere, diciamo, si è ispirato al terzo film, forse, non mi ricordo. Cioè, questo non me lo ricordo, adesso vorrei dire una stronzata. Mi sembra di sì, però, però non vorrei dire cavolate, però mi sembra ispirato al terzo film degli Iron Man, che neanche, insomma, quello meno riuscito, probabilmente. Di tre, anche se Iron Man, ripeto, io dico sempre alla nausea, anche al Body, ai miei amici, a tutti quanti, cioè, prima della Marvel Cinematic Universe era sì un personaggio importante, ma sicuramente non era Spider-Man, non erano X-Men, non erano i Fantastici 4, o se pensiamo alla DC Batman, Superman, cioè era comunque un personaggio secondario, adesso è diventato l'idolo, perché comunque fino a Endgame praticamente è il... praticamente la storia di Iron Man, cioè... c'è poco da fare. Ha fatto un successo incredibile grazie anche all'attore, che comunque ha fatto cose, cioè è stato, diciamo, da come ha cominciato, che era più di là che di qua con la droga e tutto, si è ripreso, è diventato un grande. Anche per questo, infatti, secondo me, comunque deve qualcosa a questa saga, e tornerà anche per qualche cameo o qualcosa. Poi abbiamo Civil War, vabbè, qua, insomma, questo è abbastanza famoso, non ha bisogno di tanti commenti. Bello, bello, insomma, che... mi è piaciuto quasi di più il fumetto del film, quindi ci sta, insomma. Questo me l'ha regalato il Bode, Wolverine vecchio Logan, bellissimo, tantissima roba, ma dove c'è Wolverine, cioè, è impossibile avere una storia brutta.
proprio mi è piaciuto tantissimo. E comunque Logan, cioè, insomma, Wolverine, Logan, chiamatelo come volete, sarà dura sostituirlo nei film invece, perché adesso ci sarà il ritorno di Jackman su Deadpool 3. Però, boh, nel senso, sarebbe bello vedere almeno un minuto sulla Marvel Cinematic Universe, speriamo. Perché insomma lui è proprio Wolverine, per quanto dopo nel fumetto, anche nel cartone, insomma comunque a livello fisico e tutto non è proprio identico, è più una bestia tra virgolette, diciamo, sul fumetto non è così figo come nel film, però boh, cioè, io Jackman sta Wolverine come Milan sta la Champions League di qualche anno fa, però una roba grande, cioè, non ho mai visto un attore calarsi tanto in una parte. Ok. Poi torniamo a Star Wars, questa è l'ascesa di Kylo Ren, bellissimo, cioè, leggendo questo fumetto apprezzi di più la figura di Kylo Ren, perché insomma, la trilogia sequel, insomma, gli ultimi tre, chiamarli figli Star Wars è una parola grande, però Kylo Ren, leggendo anche il fumetto e vedendo un po' le sue evoluzioni, è sicuramente il personaggio più affascinante dell'ultima saga, sicuramente molto diverso da Rey, che proprio, cioè, vabbè, insomma, incalcolabile, non si può accettare un personaggio così. Sono Ray Skywalker, benissimo, io sono Enrico Pentolone, Harry Potter, dai, basta. E dopo questi gli ultimi due, per chiudere, WandaVision e Loki, non li ho ancora letti. WandaVision teoricamente, diciamo, qualcosa in comune con la serie ce la deve avere, quindi insomma sono curioso di leggere, ma non è così, non hanno un cazzo insieme, se non ha, diciamo che se non ha niente in comune con la serie TV, comunque... sicuramente una storia da leggere, perché sono due personaggi insomma molto affascinanti insieme. E qua Loki, vabbè, questa è una storia di Loki e che sinceramente non mi ricordo, ho letto l'introduzione un po' di tempo fa, sono curioso di leggere perché Loki, tra la serie TV che mi è piaciuta e tra i film, comunque un altro personaggio insomma interpretato in maniera magistrale da Tom Hiddleston, e vale la pena comunque scoprire di più dell'universo Loki. Raga, io ho fatto vedere la mia collezione di fumetti molto ancora scarna e tutto quanto, sarà sicuramente tra le collezioni che ho quella più piccola e rimarrà quella più piccola perché comunque anche lo spazio è quello che è e ho la mia priorità, ma lì sono altre cose. Però così, piano piano, voglio prendere qualcosa tra scoprire dal nulla belle storie a cose invece che magari so già che sono belle e voglio averle anche in cartaceo. Spero di non aver detto stronzate, in realtà non ho detto granché, se quel poco che ho detto è sbagliato, mi scuso con il Vole, che è lui che detiene i diritti della Marvel e della Marvel Cinematic Universe. Raga, un saluto dal comandante veneziano, alla prossima, ciao!